Buon pomeriggio e vi ringrazio a tutti i presenti per aver partecipato a questo webinar. Volevo presentarvi Jacopo Sala, che si occuperà di presentare lo showroom, e Roberto Palma, che invece darà delle nozioni, i vantaggi e degli aspetti tecnici per quanto riguarda questo nuovo sistema. Attendiamo un attimo che si scrivono. Stanno entrando adesso tutti i partecipanti. Minuti e partiamo. Nel frattempo vi spiego la piattaforma. La piattaforma sulla vostra destra trovate il pannello di controllo. Dove potete fare delle domande, se vedete in basso sulla vostra destra c'è scritto domande, aprite cliccando sopra si apre una chat dove potete scrivere le vostre domande. Abbiamo già caricato in questo webinar tutti i documenti, dei documenti, quindi la nostra presentazione, se volete potete anche scaricarla, la trovate sotto la voce domande. Ci siamo, tra poco iniziamo. Io direi di cominciare. Dovremmo esserci tutti. Ok, innanzitutto vi ringrazio per la partecipazione a questo webinar. Io sono Gianni Palma, titolare dello studio Target, che nel 1990, insieme al mio socio San Antonio, abbiamo creato questo studio. Ci occupiamo di grafica pubblicitaria e comunicazione. Le due parole che ci contraddistinguono sono velocità e qualità. Questo perché abbiamo tutti i processi interni che ci permettono un controllo totale delle nostre realizzazioni. Come vi dicevo, noi siamo presenti sui mercati Italia, Stati Uniti e Cina, e dove Jacopo Sala si occupa del mercato Italia-Cina e Roberto Palma si occupa del mercato Italia-Stati Uniti. Non mi dilungo nella presentazione dello studio Target perché potete trovare tutte le nostre informazioni sul nostro sito studiotarget.com. Okay? Io da questo momento darei la parola a Jacopo Sala che vi fa vedere lo showroom interattivo. Quindi spengo il mio microfono. Allora, buonasera a tutti, io sono Jacopo Sala, account di Studio Target e mi occupo in particolare di seguire il mercato italiano e il mercato cinese. Oggi vi spiegherò la parte tecnica di questo nuovo strumento, uno strumento che, come vi abbiamo anticipato via mail, vi permetterà di eliminare le distanze, con i vostri clienti e mostrare i prodotti in uno spazio interattivo e completamente personalizzato. Prima di addentrarci nello stand, faccio due premesse velocissime. La prima è che lo stand che vedrete è stato costruito da noi in tempi brevi in modo da farvi percepire le potenzialità di questo strumento, ma ciascuno di voi potrà personalizzarlo scegliendo per esempio quante stanze creare, quanti e quali prodotti mostrare e aggiungo, non deve essere per forza uno showroom, ma potrebbe essere un corner che voi mostrate al vostro negoziante in modo da fargli percepire immediatamente quale sarebbe il risultato di uno spazio a voi dedicato. La seconda premessa è che tutti gli strumenti che vedete all'interno di questo showroom, come i cataloghi, le immagini in render 3D, i video in render 3D, il configuratore a 360 gradi, sono stati tutti strumenti creati dalla nostra agenzia, perché come diceva Gianni prima, la nostra agenzia collabora da oltre 30 anni con aziende del settore dell'allenamento ed è in grado di offrire un servizio a 360 gradi. Ecco, da 30 anni i titolari, io fortunatamente sono un pelino più giovane di loro.
Fatte queste premesse, andiamo sul concreto e per permettervi di visualizzare bene lo strumento, andiamo noi tre a spegnere le videocamere. Perfetto. Allora, come vedete, siamo all'entrata dello stand e in basso notate subito delle frecce. Queste frecce permettono sono disposte in tutte le stanze e permettono appunto di navigare attraverso lo stand. Io adesso mi avvicino alla prima, clicco e sono davanti al bancone della reception. Faccio sempre in ogni stanza dei piccoli movimenti in modo che possiate vedere lo spazio intorno a noi. Eccoci qua, mi muovo sopra, sotto. Perfetto. Oltre al logo personalizzato che vedete sulla parete, sul bancone della reception ci sono due strumenti interattivi. Il primo è qui, cliccando sul computer si apre un form di contatto. Nel nostro caso è collegata alla pagina dei contatti del nostro sito internet. Questo è uno strumento importante e vi consigliamo di utilizzarlo perché voi avete fondamentalmente due possibilità per sfruttare questo virtual tour. Il primo è come stiamo facendo noi, quindi organizzate un webinar con i vostri clienti all'interno del quale girate insieme a loro, gli mostrate i prodotti e gli raccontate la qualità dei prodotti. In più, questo strumento però è integrato nel vostro sito internet, quindi anche nuovi clienti attirati dalla novità di questo strumento possono vedere. E il form di contatto è semplicemente un modo immediato per far sì che si registrino e aggiungere nuovi contatti al vostro database. Un altro strumento che c'è qui sul bancone interattivo è il catalogo. Cliccando io ho la possibilità di visualizzare il nostro company profile. Allora, noi abbiamo inserito il company profile della nostra agenzia, però nel vostro caso potrebbe essere anche il vostro catalogo prodotti che un cliente apre, visualizza e si fa una prima impressione appunto dell'azienda. Questo documento è possibile scaricarlo oltre che visualizzarlo direttamente su PC, smartphone e tablet. Io entrerei nella prima stanza, quindi clicco sulla freccia e mi si apre il living. Come sempre mi muovo, eccoci qui, per farvi vedere tutti i prodotti che sono stati inseriti. Ecco, io per esempio, mettiamo che voglio vedere questa libreria da più lontano per coglierle in modo dettagliato tutto, mi posso allontanare. Oppure se voglio per esempio approfondire il materiale di questa poltrona, io mi avvicino e in questo modo vedo la texture. Giriamo da questa parte, ci avviciniamo verso il divano. Eccoci qua. Allora, prima di presentarvi i tre strumenti interattivi che sono stati inseriti in questa stanza, faccio una piccola precisazione. Tutti i modelli che vedete nello stand sono stati modellati manualmente in 3D dalla nostra agenzia. Questo tipo di modellazione ti permette di lavorare molto sui dettagli. Per esempio, se vedete la piega o la cucitura che c'è sul bracciolo del divano o la morbidezza dei cuscini, vi rendete conto di questa lavorazione. In più, abbiamo di recentemente acquistato uno scanner per i materiali che ti permette di acquisire in modo perfettamente realistico le texture ed applicarle sui prodotti. Fatta questa. Questa piccola precisazione, vi mostro i tre pulsanti tecnici che ci sono all'interno di questa stanza. Allora, poniamo un caso che il vostro cliente entra, vede il divano ed è interessato al prodotto, ma vuole avere maggiori informazioni. Cliccando, per esempio, su questo pulsante si apre una scheda tecnica, grazie alla quale il cliente può appunto, capire dettagli tecnici come le misure, le composizioni. Come il catalogo che abbiamo visto prima in reception, questo documento può essere sia visualizzato che scaricato direttamente sul PC, smartphone e tablet. Faccio vedere un altro strumento, anche questo innovativo che abbiamo sviluppato di recente. Questo è un configuratore a 360 gradi. Quindi cliccando su questo pulsante mi si apre una finestra, grazie alla quale io ho la possibilità di visualizzare il prodotto a 360 gradi, cogliendone tutte le qualità. In più ho la possibilità anche di cambiare colore, rivestimento, in modo da vedere il prodotto appunto in un'altra finitura. Ora, noi per questioni di tempo abbiamo inserito solamente due opzioni, però voi avete modo di inserire più varianti di pelle, di tessuto, colori e per altri prodotti come gli armadi anche essenze, laccati, eccetera. Ruoto leggermente verso la libreria per mostrarvi un altro strumento.
Ecco, allora cliccando qui si apre una galleria immagini. Anche queste sono tutte immagini realizzate in render 3D. Potete per esempio inserire semplicemente immagini prese dal vostro catalogo. Il nostro consiglio è quello di inserire delle immagini che riguardano il dettaglio del prodotto, perché in questo caso il cliente potrà cogliere il generare il prodotto, poi attraverso la gallery può vedere i dettagli. Perfetto, mi muovo per andare verso l'altra stanza che è una zona notte. Eccoci qui. Io, come sempre, mi muovo all'interno per farvi vedere tutti i prodotti. Eccoci, armadio, cabina armadio. Ecco, per esempio, poniamo il caso che come stiamo facendo noi in questo momento, voi decidiate di organizzare un webinar con i vostri clienti. Bene, potete fermarvi, come sto facendo io in questo momento, su un determinato prodotto e raccontargli tutti i dettagli tecnici, per esempio una particolarità della maniglia, una particolarità dell'anta o la modularità del prodotto. A differenza di un catalogo che rimane e rimarrà sempre uno strumento di vendita fondamentale, il virtual tour collegato poi a un webinar offre, vi dà la possibilità di offrire ai vostri clienti un'esperienza sicuramente originale ed interattiva. Nel frattempo mi giro verso l'armadio perché qui abbiamo, scusate, un altro pulsante. Cliccando si apre un video che mostra lo scorrimento dell'anta e il dettaglio della maniglia. Ovviamente, questo video è un esempio, voi potrete inserire qualsiasi tipo di contenuto in grado di mettere in risalto il dettaglio del vostro prodotto, che non è immediatamente cogliibile nel virtual tour. Poi entriamo nella stanza successiva, che è un altro living. Eccoci qui, io come al solito vuoto e vi faccio vedere tutta la scena. Posso comunque sempre avvicinarmi, per esempio, al prodotto o allontanarmi. Bene, allora sulla destra, all'interno di questo televisore che vedete, noi abbiamo inserito un video in render 3D del prodotto. Io vi invito dopo a fare una gita sul nostro sito internet e a vedere tutti gli strumenti che noi sviluppiamo, quindi le immagini render 3D, in video render 3D, il catalogo, in modo tale che possiate farvi un'idea dei lavori e in più vedere quello che noi intendiamo per qualità fotorealistica. Vi mostro di fianco al divano un altro strumento interattivo che abbiamo recentemente sviluppato ed è il video inserimento in 3D. Nel video che sto per mostrarvi, il prodotto e la modella sono reali, mentre l'ambientazione è stata costruita in render 3D. Questo vi consente di realizzare dei veri e propri spot pubblicitari che sono abbattendo quelli che sono i costi della location. Questi spot pubblicitari o video poi sono molto utili anche per la condivisione sui social, che sta diventando un altro strumento molto interessante. Vi faccio partire il video. Ecco, in questo caso il prodotto in questione è un divano letto, quindi la modella mostra i meccanismi del divano. Come dicevo, il prodotto e la modella sono veri, mentre tutto il resto è stato costruito in render 3D e le riprese simulano esattamente quelle, le luci dell'ambiente. Allora, io mi scuso se il video va un po' a scatti, non è assolutamente un problema del virtual tour, ma è un problema, come potete immaginare, di connessione del webinar. Al termine del webinar noi gireremo a tutti un link del virtual tour che potete visionare in autonomia e qui vedrete nel dettaglio tutti i video, tutti i render. Pu dispiace, ma è solamente un problema di connessione, penso che possiate capirlo. Io mi dirigo verso l'ultima stanza. Eccoci qui. Anche qui vi faccio fare un tour, vi faccio vedere tutta l'oggettistica e i prodotti che abbiamo inserito. Ok.
L'ultimo pulsante interattivo che voglio mostrarvi è sempre un video in render 3D. Faccio partire. Allora, in questo caso il video render 3D serve sia a mettere in evidenza quelli che sono i dettagli diciamo, tecnici del tavolo, come per esempio il tappeto in marmo piuttosto che il basamento, ma soprattutto per mostrare la funzione, in questo caso l'allungabilità del tavolo. Nel frattempo che vedete il video, io colgo l'occasione di ringraziare anche i nostri clienti che ci hanno permesso di usare i loro prodotti in questo showroom. Ok, perfetto. Allora, il tour è finito. La vostra guida turistica, Jacopo, vi ringrazia. No, a parte le battute, io vi riporto all'esterno dello stand attraverso queste miniature che vedete in basso in questa schermata. Queste vi permettono di andare direttamente nella stanza senza l'utilizzo delle freccette, una scorciatoia più rapida. Vi riporto all'esterno dello stand, eccoci qua. Passo la parola al mio collega Roberto che vi spiegherà i vantaggi di questo strumento e successivamente risponderemo a tutte le vostre domande che nel frattempo siete liberi di fare. Quindi accendiamo tutte le telecamere. Perfetto. Ok, buonasera, io sono Roberto Palma e mi occupo, come detto anticipatamente precedentemente, del mercato italiano ed americano. Nel mio breve intermezzo vorrei cercare di spiegare il motivo, le motivazioni che ci hanno portato a sviluppare un software di questo tipo e soprattutto i vantaggi che si possono trarre dall'avere un software di questo tipo. Innanzitutto, il primo aspetto che ci ha portato alla decisione di sviluppare questo strumento è stato il cercare di far fronte a questo periodo un po' problematico che per qualche mese probabilmente ci porterà a non avere un contatto diretto magari con dei clienti che stanno dall'altra parte del mondo. Questo potrebbe essere un elemento, uno strumento molto interessante per andare a eliminare le barriere della distanza e magari offrire la possibilità di una sorta di fiera virtuale, fiera che purtroppo, per forza di cose, fino almeno l'anno prossimo non sarà possibile fare. Un altro aspetto molto importante e che secondo me è di primaria importanza è appunto il fatto che ci stiamo sempre più avvicinando, anzi siamo già dentro, in un'era digitale e un continuo sviluppo della digitalizzazione dell'impresa. Qualsiasi impresa che vuole avere una determinata importanza a livello digitale, quindi avere anche un biglietto da visita importante nei confronti dei suoi clienti e consumatori, ha il bisogno di avere una reputazione digitale evidente ed importante. Quali sono gli elementi per costruire quindi una reputazione digitale e allo stesso tempo una comunicazione digitale che possa avere un peso fondamentale per l'impresa? Sono l'interattività e l'innovazione. Questo strumento, questo software che abbiamo ideato, ha in dote entrambi questi aspetti. Sicuramente a livello di interattività permette al cliente che utilizza questo software di partecipare attivamente alla conoscenza del prodotto e alla conoscenza del brand aziendale. In questo modo si andrà ad elevare la soglia di attenzione del cliente, che così sarà parte attiva del processo di controllo e di visione dei prodotti e diciamo, deciderà lui fondamentalmente cosa vedere, cosa non vedere e quindi sarà comunque attivo in questo processo. A livello di innovazione, perché appunto di per sé già questo è uno strumento molto innovativo, come abbiamo visto, perché propone una qualità fotorealistica sfruttando la tecnologia del rendering 3D, ma allo stesso tempo può essere ulteriormente innovato con degli ulteriori tool. Non è difficile pensare, infatti, che questo strumento da showroom visuale, fondamentalmente da showroom di immagine, possa diventare anche uno showroom utile per delle strategie commerciali. Non è detto infatti che si possono abilitare dei tasti per comprare i prodotti direttamente sullo showroom e quindi sfruttare questo showroom anche come una sorta di e-commerce. Aspetto da tenere d'occhio e fondamentale, soprattutto perché in un periodo come questo, il consumatore si sta sempre più avvicinando ad un. Perché in un periodo come questo si ha sempre a che fare con un consumatore sempre più vicino al digitale e che quindi si sta sempre ormai abituando a comprare anche online.
Un altro aspetto molto interessante è quello che riguarda lo strumento di supporto alla vendita. Questo può essere assolutamente uno strumento di supporto alla vendita, sia in questa fase dove è difficile quindi entrare in contatto con il proprio cliente perché è a distanza, ma anche in un secondo momento perché può essere utilizzato come strumento interattivo a supporto di un normale catalogo statico. E sicuramente questo è un aspetto molto importante perché garantisce una sorta di alternativa al catalogo statico. Un altro aspetto molto importante è quello che riguarda l'abbattimento di costi. Non è difficile pensare a questo strumento anche come una sorta di strumento aspettate un attimo, però se continuiamo sopra è un casino. Un altro aspetto molto importante appunto riguarda l'abbattimento dei costi, come ho detto, possiamo utilizzare questo strumento per abbattere i costi della produzione. Infatti, vediamo appunto che questo strumento può essere utile anche magari per presentare delle nuove collezioni a livello embrionale, fondamentalmente, sfruttarlo come ricerca di mercato e quindi capire con i clienti quali possano essere, attraverso delle presentazioni webinar come queste, quali sono i prodotti che hanno una valenza e che possono essere migliorati. Quali sono i prodotti sulla quale puntare e magari quali sono i prodotti invece che probabilmente possono avere delle problematiche. Questo è un aspetto molto importante perché in questo caso si potrebbero andare a battere dei costi di produzione e magari sfruttare inizialmente una prototipazione 3D che ha dei costi minori e poi soltanto quando si avrà un riscontro importante dal punto di vista del mercato si potrà decidere se lavorare con questi prodotti oppure no, quindi cosa che non si potrebbe per forza di cose fare su una fiera fisica, ovviamente. In conclusione, direi che gli ultimi vantaggi non meno importanti sono quelli che, innanzitutto, questo è uno strumento assolutamente modificabile come si vuole, quindi a livello spazio-temporale non ha assolutamente i limiti e soprattutto si può decidere di aggiornare questo strumento costantemente durante l'anno, garantendo quindi la possibilità di comunicare col cliente in maniera continuativa, aggiornata e diretta, cosa non da sottovalutare e che è una cosa sicuramente molto importante. In ultimo, tutti i tool che abbiamo visto e che abbiamo conosciuto all'interno di questo tour che ci ha appunto presentato Jacopo, possono essere poi sfruttati per i social network. Ad esempio, penso al video 3D dell'armadio piuttosto che del tavolo, questi strumenti possono essere poi utili in un secondo momento per aggiornare i nostri social network e quindi sempre legandoci all'idea di digitalizzazione dell'impresa. Direi che quindi questo non è uno strumento fine a se stesso, ma è uno strumento che può assolutamente essere correlato a tanti altri elementi, tanti altri aspetti che possano garantire sicuramente una rilevanza all'impresa. Direi che per quanto riguarda la mia parte, quindi a livello di vantaggi, a livello di cosa può apportare per l'impresa questo strumento, posso dire di essere stato abbastanza esaustivo e direi di passare magari alla risposta delle domande per cercare di risolvere alcuni dei vostri dubbi, qualora voi ne aveste. Adesso dedicherei una decina di minuti alla ricezione delle vostre domande e alla risposta a tutti i vostri dubbi. Vedo che alcune domande sono già arrivate, in ogni caso io attenderei giusto 2 o 3 minuti, così avete appunto la possibilità di fare voi le vostre domande e appunto noi possiamo rispondere a qualsivoglia vostro dubbio. Attenderei 2 minuti e poi partiamo. Puoi rispondere tu alle Ok. domande? È possibile avere una copia del video? Sì, la caricheremo sul nostro sito ed oltre a questo vi invieremo la registrazione di questo webinar. Quindi, appena finito, vi invieremo una mail. Bene. Devo accendere il microfono. Lo spegni. Ok. Mi sono perso all'inizio, ok? Quali sono i file a voi necessari per fare i 3D? Se avete dei file in OBJ già che sono 3D, noi andiamo a mettere la texture e inserirli negli ambienti. O se no, se avete un DVG del vostro architetto. Poi vediamo un'altra domanda. I prodotti modellati usati per
per la piattaforma possono essere usati in un secondo momento per campagne pubblicitarie come cataloghi? Sì, perché sono altissime risoluzioni. Tenete conto che ogni prodotto ha un'immagine a 300 pixel per 50 per 70. Quindi noi abbiamo provato con alcuni clienti che riescono a fare anche dei 6 metri per 5 per dei cartelloni pubblicitari. Posso utilizzare la piattaforma sul mio sito? Assolutamente sì. Buonasera. Quindi, questo qui. Ma quindi lo strumento è condivisibile tramite webinar ed inseribile nel sito internet. Sì, può essere anche condiviso come sul sito internet tranquillamente. Sì. E è anche navigabile all'interno del sito internet. Anche qui è navigabile, ma oltre al webinar anche sul sito internet sarà navigabile. Altra domanda. Ci fa con la telecamera per vedere i dettagli, devo per forza aprire le foto statiche, tipo catalogo? No, posso avvicinarmi. Noi qui abbiamo usato un nostro sistema però possiamo avvicinarci addirittura molto di più con la telecamera. Naturalmente, quando più ti avvicini, più si distorge il prodotto. Poi comunque in un secondo momento verrà inviato il link con il tour, quindi potrete comunque valutare tutte queste cose in un secondo momento direttamente da voi, senza i limiti appunto della rete che magari può in questa fase magari andare a sgranare, ovviamente, però quando avrete poi il link che vi diremo dopo questo webinar potete appunto andare a vedere tutti i dettagli e prendere ancora più consapevolezza del mezzo. Per quanto riguarda, avete dei costi di realizzazione dovendo realizzare dei modelli ex novo? Allora, questo ne parleremo direttamente con voi in privato, anche perché ognuno ha le proprie esigenze, quindi noi siamo disponibili per fare un incontro e un preventivo, assolutamente. Sì, come diceva Gianni, come avrete capito, le soluzioni sono infinite, cioè io posso decidere di fare una stanza, tre stanze, mettere un modello, tre modelli, quindi i costi davvero sono, cioè, dipendono dalle vostre esigenze, quindi noi invitiamo a sentirci, siamo assolutamente disponibili a sentirci dopo per valutare anche il progetto che volete realizzare voi. Tempistiche di realizzazione. Allora, tenete conto che questo lavoro noi lo abbiamo realizzato in 4 giorni, quindi da zero, abbiamo disegnato dal disegno dello stand all'inserimento dei prodotti. Calcolate che noi i prodotti però li avevamo già come rendering, già modellati. Quindi ai 4 giorni bisognerà soltanto aggiungere eventualmente qualche giorno per la realizzazione dei modelli 3D. Potresti dare ulteriori dettagli circa la possibilità di utilizzarlo come e-commerce? Può essere collegato al sito web? Assolutamente sì, questo può essere collegato al sito web, come dicevo prima. Logicamente bisogna studiare una piattaforma che si unisce a questa per l'e-commerce. Quindi è possibile, assolutamente. Ok, se avete qualche altra domanda noi siamo a disposizione, poi se volete contattarci per eventuali preventivi o altre delucidazioni non ci sono problemi. Potete partire da prodotti già modellati e già inseriti in architetture? Sì, l'importante è che ci date i prodotti modellati in OBJ o 3DS, però OBJ è quello. Sì, poi dipende anche dalla qualità della modellazione, perché come dicevamo prima, cioè noi puntiamo sempre ad offrire una qualità fotorealistica, cioè non vorremmo che poi questo stand avesse, diciamo, sembrasse un videogioco, quindi noi puntiamo sempre ad offrire una qualità fotorealistica. I modelli 3D noi li possiamo usare se voi li avete già, logicamente dobbiamo valutare la qualità di base o capire se vanno migliorati per avere questa visualizzazione. Ovviamente, come ha detto Jacopo, non per forza bisogna ripartire da zero. Sapete, comunque dei modelli 3D che hanno già una buona qualità
però non a questo livello qua, non a un livello più alto, si può sempre andare a migliorare, magari culturalmente il modello, sicuramente il costo di modellazione sarà molto inferiore che partire da zero, quindi si può anche partire assolutamente dai vostri prodotti 3D, assolutamente. Altra domanda, il configuratore prodotto rallenta il virtual stand? No, assolutamente no. No, abbiamo Una volta solo. caricato non crea assolutamente problemi di visualizzazione. A proposito del configuratore, voglio dire una cosa, perché questo configuratore qua, rispetto a molti configuratori che sono stati sul mercato che abbiamo visto prima di svilupparlo, sicuramente mantiene una buona qualità del prodotto e permette comunque di vedere i dettagli del prodotto, come si poteva vedere anche prima, magari le pieghe, queste cose qua. E è sicuramente molto più leggero. Abbiamo studiato tanto prima di lanciare questo configuratore 3D perché appunto avevamo paura di lanciare sul mercato un prodotto che non era di altissima qualità. In questo caso penso che siamo riusciti a raggiungere una qualità a livello di peso del configuratore che non rallenta il programma, ma è molto fluido allo stesso tempo. E poi anche si riesce a mantenere una qualità nella modellazione, cosa che nella maggior parte di configuratori sul mercato si va a perdere spesso e Esatto. volentieri la qualità del prodotto e anche. Se avete avuto la sensazione che è rallentato, sicuramente sarà un problema di connessione, cioè è un problema di linea, non sicuramente del configuratore. Come funziona la piattaforma per l'e-commerce? Allora, ad esempio, c'è questo showroom virtuale. Io vado sul prodotto dove mi collego, quindi cliccando un link mi collego direttamente all'e-commerce, dove trovo il prezzo, trovo la scelta dei tessuti, trovo la scelta per quanto riguarda i divani, trovo la scelta della composizione, quindi 3, 2, o addirittura se mi piace quello che è all'interno dello showroom, ordino direttamente quello che c'è all'interno dello showroom, quindi senza andare a modificare l'ordine. Diciamo che sarà una piattaforma, quella dell'e-commerce, che si integrerà con questa, quindi Certo. si clicca sul prodotto e rilancerà alla pagina di prodotto legata all'e-commerce che sarà creata a parte per acquistare direttamente quel prodotto. Quindi diciamo che diventeranno complementari le piattaforme. Quanto riguarda il riavere la replica del webinar, sì, assolutamente sì. Una volta finito il webinar, vi manderemo tutta la registrazione del webinar. Poi Sicuro? magari ne organizziamo un'altra, poi Sì. settimana prossima, magari con più spunti, eccetera. Si può inserire il configuratore completo nei social? Nei social no, no, anche perché ha un peso importante. No, i social, soprattutto Facebook e Instagram, hanno purtroppo un loro software che non permette, per esempio, il cambio, cioè è proprio la prerogativa dei loro programmi che vogliono che tu utilizzi solamente determinate applicazioni, quindi non puoi fare quello che vuoi fondamentalmente. Per quanto riguarda la registrazione, tutti quelli intervenuti abbiamo le mail o devono rilasciare una mail Abbiamo la mail, abbiamo potremmo già la rilasciare, mail sì. anche di Ok, se vi siete iscritti al webinar, noi abbiamo già la mail, vi inviamo la registrazione. A tutti i partecipanti dopo aver inviato una mail con presentazione, con la registrazione e anche con il link per andare direttamente sul virtual tour e diciamo prendere un po' confidenza con loro. Realtà aumentata, abbiamo già fatto delle prove, stiamo studiando anche quello. Siamo arrivati fino ad oggi al 60% di qualità che ci soddisfa e quindi voi come ben sapete la realtà aumentata è ancora un po' videogioco. Però anche questa è davvero una bella domanda perché significa che si sta guardando avanti. Questo strumento che abbiamo fatto vedere noi adesso è proprio il punto di partenza, perché un domani, quando la tecnologia ci proporrà questo tipo di qualità, è proprio il prossimo passo. Quindi siete già arrivati, avete già una cosa visualizzabile con la realtà aumentata. Quindi è una domanda interessante perché il passo successivo è proprio questo. È vero.
Un'ultima cosa che ci siamo dimenticati di dire è che questo virtual tour è navigabile anche sul telefono e a 360 gradi, quindi se io mettendo il telefono davanti mi muovo vedo tutta la scena. Questa è già una specie di realtà aumentata, quindi già ci si muove in quella direzione. E secondo me in futuro anche quella proprio con il visore, eccetera, sarà lo step successivo. Diciamo che per quanto riguarda la realtà aumentata, avere già un prodotto di questo tipo, poi tra qualche mese, mi auguro, quando saremo pronti anche a livello di qualità importante da quel punto di vista, andare a utilizzare il visore piuttosto che su un prodotto già creato permetterà sicuramente di avere un risparmio economico importante perché il più della struttura è già stato fatto. Bisognerà soltanto implementare quel discorso lì, però. Secondo me, quello poi, una volta che sia questo, appena ci avvicineremo a una qualità che secondo noi è soddisfacente, sarà facile arrivare anche a quello. Sulla piattaforma e-commerce c'è la possibilità di gestire listini di riferimento. Allora, se i listini vengono inseriti con delle password per andare a vedere, però perde un attimino tutto il discorso dell'e-commerce che non hai l'immediatezza del prezzo e quindi non lo so, però potrebbe essere inserito a seconda del paese dove ti colleghi. Questo può essere fatto, però attenzione che se io leggo un IP di Mosca mi verrà fuori l'IP listino di Mosca e magari io sono anche italiano, non lo so. Questo dobbiamo parlarne per poi trovare una soluzione. E questi secondo me sono tutti dettagli tecnici che dovrebbero essere approfonditi in un momento seguente quando magari cerchiamo, per questo siamo disposti magari a fare delle videochiamate, webinar privati con la persona direttamente interessata a sviluppare un processo di questo tipo e possiamo un po' entrare nel dettaglio anche di questi contesti, assolutamente, perché se comunque si è interessati anche a questa cosa qua, poi la soluzione si trova, fondamentalmente la soluzione è trovabile, assolutamente. Per adesso non ci sono altre domande. Come gestire la modellazione del progetto, dello spazio dal nostro progetto viene poi modellato? Assolutamente sì. Se voi ci fornite il vostro progetto, noi andiamo a modellare, andiamo a costruire tutto lo spazio. Quindi lo spazio potrebbe essere qualsiasi cosa, addirittura potrebbe essere anche una location, una villa dove si ricostruisce interamente la villa, tranquillamente. Sì, lo spazio è assolutamente personalizzabile, come ha detto anche all'inizio Jacopo. Noi adesso ci siamo legati a un'idea di stand per fare riferimento appunto alla fiera, ma non è detto che poi possa essere creata una location particolare, una villa, un corner. Tutto è personalizzabile e possiamo lavorare assolutamente al fianco dei vostri architetti, quindi metterli a fianco del nostro team per creare poi la soluzione più adatta e personalizzata in relazione appunto alle esigenze aziendali, questo non è assolutissimamente un problema. Vediamo se avete altre domande. Spero di non essermene persa nessuna. Sono inseribili le persone. Beh, un piccolo esempio è stato fatto con il video del divano che si apre. È possibile che inserire le persone reali. Assolutamente sì. Siamo uno dei pochi studi che utilizza questa tecnica, quindi facciamo il video reale su Greenback e poi lo andiamo a inserire nel video, nel 3D virtuale. Per quanto non è che magari poteva intendere anche se si possa inserire le persone all'interno dello stand, punto Sì, di ma è domanda. possibile. All'interno dello stand. All'interno dei video sì, all'interno dello stand. Si possono inserire delle immagini delle persone all'interno dello stand. Sì. Questo
Questo non so, questa cosa rimane in dubbio. Secondo me all'interno dello stand è Si difficile. potrebbe anche fare, che poi se devi mappare lo spazio, eccetera, eccetera, però ha dei costi molto elevati. Diciamo che questo è studiato più per concentrarsi sul prodotto in ottica e-commerce piuttosto che in ottica anche di una sorta di catalogo virtuale, mettiamola così. Presentatore virtuale, abbiamo già fatto qualcosa per presentatore virtuale all'interno di... Sì, però... Secondo me tu intendi il presentatore virtuale all'interno Presentatore dello stand. virtuale dipende da cosa si Cosa intenda. si Se ci intende? scrivi ancora due righe su questa cosa, magari approfondiamo. Tipo venditore che presenta nello showroom. Allora, potrebbero esserci per esempio dei video, nel senso io mi avvicino al divano, dietro c'è il venditore per esempio che spiega il prodotto, spiega tutto il prodotto, magari se avete più, sicuramente lavorate in più mercati, quindi magari si può scegliere quale presentatore, in che lingua, eccetera. Queste cose qua si possono fare. Per farlo in diretta dovete farlo come stiamo facendo noi attraverso il webinar, però l'idea di inserire dei video dei venditori potrebbe essere anche molto interessante. Spazi navigabili si possono trasformare in immagini statiche da inserire, ad esempio, in un catalogo? Assolutamente Sì. sì, anche perché abbiamo anche le altre risoluzioni di Sì, queste immagini. potete fare anche una brochure fiera, una brochure fiera virtuale, cioè si può fare anche questa cosa. Inserire un omino che percorre lo showroom, si ferma davanti al prodotto e lo presenta già registrato. Allora, qua già entriamo in una cosa un po' diversa. Nel senso che è molto più complicato e immediatamente no, diciamo che magari in futuro si potrà fare perché servono anche altri software, eccetera, e anche i costi sarebbero abbastanza elevati per fare una cosa del genere. Però diciamo ci sono altri strumenti, come dicevo prima, i video, cioè alla fine dico facendo meno sforzo ho lo stesso risultato. Sia Certo, sforzo secondo economico, me. sia sforzo di tempi. Jacopo, a proposito di questa domanda qua, mi è stato detto dalla parte tecnica che è una cosa che si potrebbe fare, ovvero diciamo l'omino fondamentalmente che gira e spiega, però diventerebbe troppo videogioco, quindi si andrebbe a perdere tutta la visualizzazione fotorealistica, diciamo. È un po' il problema della realtà aumentata ancora in questo momento, cioè che ancora secondo noi non è a livello. Perché poi comunque, come ben sapete, anche voi immagino che l'attenzione principale sul prodotto, quindi non penso che vi piacerebbe andare a giocarvi la qualità della visualizzazione del prodotto per questo, ovviamente. Se ci arrivano altre domande, siamo disponibili. Ecco, diciamo che come avete capito anche dalle vostre domande, chi chiede l'e-commerce, chi chiede il presentatore, chi chiede... Cioè, avete già capito che le possibilità sono davvero tante, quindi per approfondire ogni discorso personale sentiamoci dopo il webinar nei prossimi giorni, così ciascuno spiega le esigenze, le idee che ha e abbiamo un colloquio diretto. Secondo me il discorso dei contenuti che è molto importante, dove si possono ampliare e quindi far percepire il prodotto veramente come se lo vedessi. Non è più comunque un catalogo statico, ma diventa quasi un catalogo più interattivo. Quindi decido quali sono le peculiarità del prodotto da
da mettere in evidenza e tutto. Quindi con l'online, con i video del genere, posso far vedere veramente il prodotto come se fossi lì sul posto e voi siete tranquillamente nel vostro ufficio a farlo. One. Vediamo Oh. se avete altre domande. Per il momento non ci sono altre domande. Va bene, direi che abbiamo dato una spiegazione generale. Domande veramente interessanti e, come dicevano prima, via Gianni e Roberto, approfondiamo successivamente via chiamata, così magari ci raccontate le vostre idee e cosa Andate sul ovviamente nostro sito, avete realizzato. trovate il form contatti, comunque ci scrivete, siamo ben lieti di rispondermi velocemente. In ogni caso, comunque, come detto prima, adesso appena finito il webinar, tra oggi e domani, verrà inviata una mail con la registrazione, anche con lo stand per possibilità appunto di girarci attorno allo stand e fare familiarizzare un po' con il software. E poi sicuramente ci potremo sentire anche tramite mail per magari approfondire i discorsi e magari approfondire, entrare nel dettaglio di alcune domande un po' più tecniche, quali possono essere e-commerce, costi, piuttosto che la personalizzazione dello strumento, fondamentalmente. Io vi ringrazio per il vostro intervento, e vi saluto e spero di incontrarvi personalmente. Grazie a Grazie, tutti. buonasera. Ciao.